questo punto il passaggio a norma di regolamento prevede: uno, la possibilità che il consigliere di capo ritiri la richiesta di sospensiva; due, che la proponga e va posta in votazione, però va anche depositata alla presidenza e alla segreteria generale in forma scritta e viene posta in votazione e respinta. Questo è il meccanismo. Quindi ho dichiarazione di ritiro della richiesta di sospensiva, ho presentazione e messa in voto della richiesta di sospensiva. Consigliere Chiappo. In attesa di verificare cosa è successo il giorno 7, io non ritiro l'emendamento. La richiesta di sospensiva? Non ritiro la richiesta di sospensiva. La presentate in forma scritta? Sicuramente domani mattina sono... No, adesso. Benissimo, lo faccio subito. Lo faccio subito. Dobbiamo metterla in votazione. Va bene. Ce l'ha, dottore? Gliel'ho lasciata a lei? No. Pina, per cortesia, che ce n'è solo uno. Devo scrivere un qualcosa su un foglio bianco? Basta, questione sospensiva e motivazione su quel documento che aveva... Sopra? Sì. Vabbè. Vabbè, intanto possiamo andare avanti? Possiamo intanto passare al voto della richiesta di sospensiva. Vabbè, hanno detto di no, quando dicono loro di no, aspettiamo che arriva. Il consigliere Ruggero ha detto di no, e quindi... Poi deve presentare in forma scritta la richiesta di sospensiva alla Presidenza. Concordo
con quanto detto nella totalità dal Presidente Allori. Perché quando una persona commette certi errori deve avere l'umiltà di dire che è vero. Quindi concordo tutto quanto ha detto l'amico Allori. Concordo anche quando dice che è stato richiamato al dovere dal Presidente del Consiglio. Vero, vero, perché io in quel momento ero nella stanza dei bottoni, che non è quel del sindaco, ma è un altro. Vero, poi vi spiegherò, vero quanto afferma insieme per Corsico, perché si è battuto molto e quindi questa cosa qui era giusto che oggi si portava a compimento. Certo, volevo vedere che se non c'erano i tempi tecnici come avremmo fatto, no? Ci saremmo tagliati o avremmo picchiato con la bottiglia come faceva Aldo, Giovanni e Giacomo. Però, vabbè, comunque concordo con il signor Allori, solo con il signor Allori, perché il fatto che ognuno si intromette su un presidente di una commissione, anche se capogruppo, c'è qualcosa che a me non mi va. Però, per l'amor di Dio, questa è la dimostrazione che pur sbagliando, voi da parte vostra non siete nella condizione di darci la possibilità anche di dire la nostra. Benissimo, e noi prendiamo atto e andiamo avanti. Faccio il mio intervento, forse sarà un po' lunghissimo, perché poi è lo stesso intervento che io ho chiesto. Speriamo, signor Presidente, di chiudere. Dov'è il Presidente? Dov'è il Presidente? Si fa sostituire dal Vicepresidente. È vero che non c'entrate più niente voi, no? Da quello che mi scrive, gli ordini servono solo da lui, però aspettiamo che arrivi il Presidente, perché sembra che i Vicepresidenti non contano niente, perché conta solo lui. Benissimo. Il cellulare è spento, è tutto spento. Non c'è. Dove andare? Beh, capo, si fa sostituire, non puoi andare. Certo, se lui non ha ritenuto di chiamarti, almeno tu vai in soccorso. No, perché ti stavi rivolgendo direttamente a lui a livello personale. Come come presidente, Cristina, vai, che forse è meglio, guarda, sinceramente. Anzi, ho sbagliato io all'epoca. Non dovevo ascoltare le zanzare che giravano. Vai. Poi tu sei del mio ex partito, cioè del mio partito, e quindi sei ex, però va niente. Ma io ne sono accorta subito. Sì, fai bene Cristina, dai, fai bene. Vai bene. Prego, consigliere Di Capo. Grazie. Può continuare. Che bella voce che abbiamo sentito. Allora, innanzitutto noto in questo regolamento una contraddizione di fondo. Nelle premesse, prima pagina del periodo che ho mai sostato, che inizia con dato di fatto verso la fine. Signora Sindaca, ce l'ha in mano lei? Ok. Viene scritto che con l'attuale regolamento si intende rafforzare la funzione del periodico quale veicolo di informazione e di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità nelle sue più diverse espressioni. Quindi un giornale proprio che mi identifico. Però si decide che il periodico da mensile diventi bimestrale, quindi non più ogni mese ma ogni due mesi, cioè da 11 ne escono solo 5 e forse 6 da quello che leggo. Come si intende quindi rafforzare questa partecipazione? Cioè io non ci capisco, cioè, però io ho studiato la Vodi Puglia. Oggi il giornale, infatti, non è solo uno strumento informativo,
ma anche di confronto, quello che non si vuole più fare, visto che è previsto uno spazio per i consiglieri comunali, che non sono un accessorio, ma devono rendere conto della loro azione in modo adeguato ai cittadini, utilizzando mezzi e strumenti messi a disposizione dal comune. Inoltre, ricordo che la popolazione di Corsico è per la stragrande maggioranza anziana, non utilizza mezzi elettronici. Quindi gli altri strumenti che avete individuato, come gli audiovisivi e gli strumenti telematici, non sono sufficienti a garantire un'adeguata trasparenza. È obbligatorio per legge, attenzione, obbligatorio per legge, questo è il governo della legalità. Però facciamo queste cose qui. Un'altra osservazione generale: è stato ridotto il numero dei componenti del comitato, quel comitato di redazione. È vero, l'altro giorno ero da solo, dove il dottor Clementozzi, ero da solo con quattro membri in rappresentanza del consiglio comunale. Eppure, per convocare un comitato straordinario, la richiesta deve essere fatta da quattro componenti. Ma sarà mai possibile? Allora veniamo ai contenuti che io avevo chiesto di una sospensiva. Credo che il principale strumento di informazione dell'amministrazione comunale debba garantire ai cittadini di sapere quali sono le principali scadenze che li riguardano. Questo è importante. Noi usiamo il giornale in questo modo qui, diamo delle scadenze. Inserire al punto dell'articolo 4 la frase compatibilmente all'uscita del periodico non dà queste garanzie. Il fatto che l'amministrazione si riserva la facoltà, lei si riserva di pubblicare numeri speciali e di introdurre supplementi ai numeri ordinati, come riporta al punto 3 dell'articolo 2. Non è forse sufficiente a garantire una reale partecipazione dei cittadini? Signor Presidente Aloe, la prego di seguirmi attentamente, perché eventualmente lei dopo certamente. La proposta che faccio su questo articolo, è inutile che schiacci l'occhio perché io sono juventino, ti vede da sotto, ti vede. Allora la proposta che faccio qual è? Che il periodico rimanga mensile, signor Presidente, rimanga mensile, eventualmente con dimensioni diverse, quindi assicurando un risparmio per le casse comunali, oppure in alternativa, se questa mia proposta non venisse accolta, almeno si modifichi il punto 3 dell'articolo 2, così il comitato di redazione, e non è genericamente dell'amministrazione, potrà valutare la necessità di pubblicare numeri speciali o supplementari in funzione alla realtà necessitata di informazione, comunicazione e partecipazione dei cittadini. Noi, questo è stato il cavallo di battaglia della nostra sindaca alle votazioni. L'articolo 4.g viene scritto che il nostro giornale dovrebbe essere uno strumento di sensibilizzazione attorno ai temi di valore etico. Noi siamo ancora in attesa del codice etico. Sappiamo tutti che l'etica non riguarda solo la legalità. Mi chiedo, chi dovrebbe sensibilizzare sui temi che riguardano le proprie idee e convinzioni, sui temi etici che nulla hanno a che fare con il rispetto delle leggi? Solo per fare due esempi, eutanasia e aborto. Chi decide sugli argomenti etici da trattare? Quale spazio viene dato alle diverse opinioni e posizioni? Vorrei richiamare i consiglieri anche alla formalizzazione del periodico.
Il periodico ha lo scopo di informare i cittadini e le cittadine, al punto G, su come essere strumento di sensibilizzazione attorno ai temi di valori etici. Non mi sembra che suoni bene, o sbaglio, cari colleghi consiglieri. Allora la proposta cosa potrebbe essere? Sostituire il punto G. Come? Così. Sui temi ambientali, sociali e di promozione della cultura della legalità, togliendo anche la frase promossi dall'amministrazione comunale, perché è inutile. Articolo 4.H. Si parla di novità legislative che interessano la cittadinanza. Sarebbe forse meglio parlare degli effetti che le norme hanno sulla cittadinanza. Perché tutte le leggi nazionali e regionali o della città metropolitana interessano potenzialmente i cittadini? Inoltre, il nostro giornale dovrebbe informare sulle novità legislative che interessano e citano quanto scritto nella bozza del regolamento. L'operatività degli uffici comunali, l'operatività degli uffici comunali ai cittadini interessa che le leggi vengano applicate nel modo giusto e che gli uffici siano a loro disposizione proprio nel rispetto delle leggi. Il giornale non può essere uno strumento che dice ai dipendenti comunali cosa fare, perché questo è quello che abbiamo trovato. E mi scuso del ritardo, signor Presidente Aloi. Allora cosa propongo? Sostituire il punto H. Così, sugli effetti di norme di rilievo nazionale, regionale e della città di metropolitana di interesse per la cittadinanza, anche in relazione ai nuovi servizi o attività messi a loro disposizione dal Comune. Mi sembra una proposta semplice. Articolo 5, piano editoriale. Anche qui si specifica, alla fine, il punto C. Tante rubriche in relazione alle funzionalità di interesse amministrativa o amministrativo della città. Prima di tutte, le eventuali rubriche non dovrebbero essere corrispondenti alle aree funzionali di un comune che oggi a Corsico sono diverse decine, ma quanto interessa effettivamente alla cittadinanza, perché questo è l'obbligo che noi abbiamo. Inoltre, il piano editoriale dovrebbe essere sottoposto annualmente all'approvazione del Consiglio Comunale, annualmente, ma non lo trovo dentro lì. Può darsi che io non sono in grado di trovarlo. Aiutatemi, voi che da 2 anni siete con questa cosa qui. Cioè, il piano editoriale dice una cosa, però ogni anno andiamo a verificarlo. Altrimenti viene privato di una delle sue funzioni principali. Inoltre, non viene disciplinato lo spazio per le lettere, che ha creato non pochi problemi, cari signori. Voi sapete benissimo cosa mi è successo a me, e questo è agli atti della magistratura, come tutti i consiglieri comunali ben sanno. Proposta: aggiungere al seguente punto, che diventa il primo dell'articolo 5, e non limita in alcun modo la scelta di indicare nel regolamento delle linee guida, il piano editoriale dovrà essere sottoposto annualmente, dico annualmente, all'approvazione del Consiglio Comunale. L'attuale punto 1 diventa punto 2, quindi il punto C dovrebbe essere così modificato. La restante parte del giornale è riservata all'informazione e a favorire la partecipazione della cittadinanza attraverso l'individuazione di rubriche di pubblico interesse o di pubblica utilità. Signora Sindaca, lei è il direttore di questo giornale, spero che almeno dopo il suo intervento mi illumini qualche cosa, che può darsi che io non sono stato bravo. L'articolo 6, prima di tutto, non capisco come si pensi di garantire ad ogni capogruppo consigliare un adeguato spazio. Questo è importante, signor Masiero. No, davvero, non sto scherzando, questo è importante. Prima di tutto non capisco
come si pensi di garantire ad ogni gruppo consigliare un adeguato spazio. Se si limita lo spazio a due pagine, c'è una contraddizione. O si dice che ogni gruppo ha diritto a uno spazio, o si dice che lo spazio è quello e quindi chi arriva prima, prima alloggia. Quindi faremo la corsa adesso a chi deve consegnare questo articolo. Faremo la corsa. Però vorrei inoltre sapere se quando scriverò l'articolo con un carattere diverso mi verranno accettati o respinti. Credo che si possa utilizzare anche un altro carattere senza per questo sfiorare nei 1600 caratteri inclusi nello spazio. Su questo punto vorrei ribadire, come ho detto prima, che si limita notevolmente la possibilità di espressione e di critica dei consiglieri comunali, che d'ora in poi avranno uno spazio dimezzato, signori, per poter dialogare con i cittadini. Quindi ci viene negato questa possibilità, visto che prima potevamo farlo mensilmente e ora solo ogni due mesi e non meno. L'ultima cosa riguarda il taglio degli articoli che vengono inviati. È già successo in molti gruppi consigliari, anche a voi signor Masiero è successo che è stato tagliato, a Forza Italia è stato tagliato questo articolo, a me niente di meno, mi è stato cassato proprio, tolto dalla circolazione. Quindi cosa, consigliere di capo, la prego di arrivare al dunque, perché sta... Come al dunque? Sto leggendo un emendamento, come? Signor Presidente, ma cosa sta dicendo? Sto leggendo un emendamento che non è come emendamento, però... No, le chiedo di essere un attimino... Sì, ma guarda che ho finito. Che ha a disposizione, che l'ha superato di 5 minuti. Non vedo, ma me lo può mettere lì? Ok, no, se mi regola. Chiedo solo di essere più sintetico, non di concludere, perché ha già superato il tempo di 5 minuti. Va bene, signora Presidentessa. Allora, proposta è il punto 1 dell'articolo 6. Proprio perché è contraddittorio e con quanto riportato al punto 3, togliere il primo periodico dal punto 3 e gli articoli. Ecco, mi ha bloccato tutto. Va bene, passiamo al settimo. In caso di esclusione della pubblicazione, c'è scritto che il direttore si riserva di non pubblicare le proposte di articoli dei gruppi consigliari, dandone preventiva informazione al comitato di redazione. Mi chiedo come ciò sia possibile, visto che gli articoli del gruppo arrivano dopo la riunione del comitato di redazione. Cioè, questo, signor Presidente, questo è importante, no? Come faccio io a dire che arrivano dopo? Perché prima c'è il comitato e poi arrivano questi. Sono due le soluzioni: o il sindaco informa tutto il comitato di redazione di una decisione da assumere di verità, oppure informa il diretto interessato che il suo articolo non potrà essere pubblicato a meno che non venga modificato. Allora la proposta qual è? Al punto 7.2, nel caso in cui si verifica un caso come al punto 1, il direttore responsabile informerà il diretto interessato consentendogli di riformulare l'articolo entro i tempi limiti, ne darà eventualmente successive informazioni il comitato di redazione. Articolo 10, non viene specificato per quale criterio vengono scelti i due rappresentanti della maggioranza e uno dell'opposizione, della minoranza. Infatti non mi sembra che così semplice che la minoranza si metta d'accordo su due persone che possono rappresentarli per intero, basta guardare oggi quanti siamo. Inoltre viene indicato un rappresentante delle consulte cittadine, però sono tre le consulte, sud, nord e stranieri. Possiamo immaginare che uno di loro le rappresenti tutte e tre, quindi quello straniero rappresenti quel nord e quello del sud. Non comprendo poi il terzo e quarto punto, quando si dice che il sindaco assume le funzioni del presidente del comitato di redazione e nomina il suo vice, sarebbe infelice di vederla tutte le volte. L'attuale punto 5 già precisa che la riunione del comitato di redazione saranno presiedute dal direttore e da un suo delegato, quindi c'è una ripetibilità inutile. Proposta: sostituire il punto B e C dell'articolo 10 con questo: i capigruppi consigliari
e gli eventuali componenti del gruppo misto, sostituire punto C, così il Presidente e i loro delegati delle consulte cittadine, previsto dallo Statuto Comunale, inoltre propongo di togliere il terzo e il quarto, lasciando alterato il quinto. Articolo 13, ho finito. Come diceva prima, chi si indica che il comitato viene convocato dal direttore o su richiesta di almeno quattro componenti, comprenderete che se non concordate sulla modifica dei componenti del comitato di redazione, non solo due rappresentanti di maggioranza e due di minoranza, ma tutti i consiglieri comunali, la richiesta di convocazione straordinaria del comitato di redazione non avverrà mai, perché avrebbe di fatto che tutti i componenti del comitato stesso. Gli altri infatti sono il direttore, il rappresentante delle consulte e qui preciso che ancora secondo me, e ho finito, dovrebbero essere presenti i tre presidenti. Sempre in questo articolo, appunto 5, è indicato che la convocazione può avvenire in caso di urgenza utilizzando la posta elettronica con un messaggio inviato almeno un giorno prima della riunione. Comprenderete che non tutti utilizzano la posta elettronica. Noi abbiamo un consigliere comunale che non ha la posta elettronica e non tutti la leggono ogni giorno. L'ultimo aspetto è relativo al punto 6, dove si dice che decidere insindacabilmente il direttore, cioè a decidere è sempre il direttore o la direttrice o il responsabile. Credo che il direttore e chi lavora con lui possa giustamente decidere gli argomenti se non si presentano nemmeno alla riunione, ma ritengo sia utile parlarne con una condivisione, un'informazione ai componenti del comitato, visto che viene predisposto perlomeno un verbale. Dall'altra parte i consiglieri comunali contenderanno pur qualcosa o no, contano questi consiglieri comunali o no su questo giornale. Risposta: a sostituire la parte del punto 6 con l'articolo 17 e l'articolo 13 su ogni questione, fino al responsabile, così i contenuti del periodico in discussione decide il direttore o la direttrice, in questo caso la sindaca, e il responsabile, fatte salve le prerogative del Consiglio Comunale che ne danno adeguata comunicazione a tutti i componenti del comitato di redazione. Grazie per la premura che mi avete fatto, penso che non ho detto delle stupidaggini, indipendentemente dal fatto che io tempo addietro non ho partecipato a una riunione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Anselmo, prego. Effettivamente questa è una cosa un po' annosa. Invece c'è stato un ping pong molto lungo, partecipato anche tra la Commissione e la Giunta rispetto a questo testo. E devo dire che a questo punto credo che sia il caso di cogliere l'opportunità di questa sera per sviluppare un dibattito che non desidero veramente, desidero evitare qualsiasi tono polemico. Credo francamente che questo testo che è stato proposto dalla Giunta contenga alcuni punti positivi in cui vengono recepite fondamentalmente delle dichiarazioni di principio che sono state suggerite e integrate da parte della Commissione rispetto ai testi proposti dalla Giunta. Alcune osservazioni sono state accettate, inserite, ma poi sia molto timido nel passare ai fatti, quindi fondamentalmente nel tirare le conseguenze di queste mozioni di principio nelle decisioni, nelle proposte operative. Io mi scuso tra l'altro perché l'ora è tarda e questo testo che ho preparato e che ho chiesto che venisse inserito all'interno a verbale insieme agli interventi all'ultima riunione della Commissione è per alcuni aspetti piuttosto criptico sia per i colleghi che per il pubblico, e quindi tenterò di semplificarlo al massimo andando sui punti chiave rispetto a cui io credo che sia, io chiedo, un confronto con la Giunta in merito. Allora,
Le mie osservazioni fondamentalmente sono le seguenti. Parto dall'ultima proposta di testo che era stata proposta in vista della Commissione il 2 luglio da parte della Giunta passo in rassegna alcuni articoli. Sul primo, denominazione, apprezzo il fatto che la Giunta abbia accettato la proposta della Commissione di inserire il tema dell'inserimento della trasparenza dell'azione amministrativa tra gli obiettivi che il giornale intende perseguire. Trasparenza dell'azione amministrativa che non era presente all'interno del testo originale e che mi pare assolutamente essenziale perché questa è la prima cosa che i cittadini ci chiedono fondamentalmente, probabilmente la Giunta l'ha dato per scontato, ma credo che sia importante il fatto che sia stato esplicitato. Sull'articolo 7, casi di esclusione della pubblicazione di testi pervenuti dai gruppi consigliari, apprezzo anche su questo punto che la Giunta abbia condiviso la riformulazione in senso liberale dell'articolo 7 suggerito dalla Commissione. Qui si dice che il direttore, direttrice responsabile, si riserva di non pubblicare proposte di articoli pervenute dai gruppi consigliari quando ritenga che la pubblicazione dell'articolo possa esporre l'editore a contenzioso civile e o penale, con una restrizione di altri termini. Sull'articolo 4, caratteristiche. Io non sono d'accordo con la scelta di sopprimere l'intera seconda parte del punto 1 proposto dalla Commissione. Che diceva, proposto alla maggioranza della Commissione, quindi è evidente che c'è stato un conflitto che è durato molto tempo tra l'interpretazione più ampia proposta alla maggioranza della Commissione e l'interpretazione restrittiva forzata ripetutamente da parte della Giunta. E dico certamente non per malvolere, ma per una timidezza che a mio modo di vedere sconfina un pochino con una visione un pochino conservatrice rispetto a questo giornale, o non è la fine del mondo, insomma, questo non è il New York Times, è il giornale di Corsico, però è quello che abbiamo, quindi fondamentalmente meglio lo facciamo, meglio è. La proposta della Commissione era nel corso del prossimo anno è previsto il graduale potenziamento della pubblicazione online e la proporzionale contrazione della stampa su carta. Al termine di questo processo il giornale non verrà più stampato in forma tipografica ma sarà pubblicato soltanto via web. Sarà comunque possibile rendere disponibile un limitato numero di copie ai cittadini che lo richiedono presso le varie sedi comunali, che è una posizione diversa da quella esposta ora dall'amico di capo, che francamente però io lo vedo da questo punto di vista, cioè è vero che la nostra posizione, che la nostra popolazione ha ampi strati di popolazione fragile, anziana, eccetera, questa va tutelata, sono d'accordo, ma è anche vero che la maggioranza della nostra popolazione è una popolazione attiva, è una popolazione con vasti strati di giovani che sono molto lontani rispetto a queste tematiche, rispetto a questa, come dire, a una vecchia concezione di giornale, per cui la scelta di andare gradualmente purtroppo verso l'online consentirebbe comunque una sostanziale, da una parte una sostanziale riduzione di costi. È inutile parlare della scarsezza di risorse per se poi non ci si ferma di fronte alle opzioni più elementari. E quindi chiedo una spiegazione rispetto a questo fatto. Come da una parte si parla di spending review e di riduzione dei costi e poi si trascuri questa che consente, l'avevamo visto in commissione, di ridurre i costi di tre delle quattro fasi che sono relative alla produzione del giornale, in modo radicale. Inoltre molti comuni hanno, questa non è una scelta particolarmente innovativa, no? Molti comuni hanno già fatto questa scelta, il sito del comune registra già un numero molto elevato di accessi e una volta prese le misure necessarie per tutelare le fasce più deboli, la decisione di passare all'online andrebbe nel senso di favorire l'alfabetizzazione digitale e di incoraggiare ulteriormente la partecipazione dei settori giovanili. Cioè, insomma, qui c'è il problema del cut-off. Il cut-off significa che a un certo punto certe cose devono venire fornite prevalentemente in modo digitale, in modo chiaro e deciso. Se no, non contribuiamo al miglioramento, come dire, alla modernizzazione della mentalità e della cultura dei nostri cittadini. E non gestiamo un ricovero geriatrico.
gestiamo la città, proteggiamo le fasce deboli, ma insomma, teniamo conto che esiste la modernità. Quindi, l'online aiuta molto, riduce molto i costi, dà una possibilità di contatto, di interazione con i cittadini molto più frequente, supera molte delle difficoltà di spazio che erano state rilevate precedentemente, che sono dei vantaggi significativi rispetto a questa scelta. Quindi chiedo perché questa non sia stata considerata. Sulle finalità, apprezzo che sia stata condivisa la proposta di estendere le finalità del giornale alla facilitazione della partecipazione della cittadinanza, come previsto dalle raccomandazioni della Commissione e non incluso nel testo originale della Giunta, ma sempre, immagino, perché era stato dato per scontato, ma certo il giornale di Corsico, nell'articolo 4 si dice, si pone l'obiettivo di essere sia uno strumento informativo che un momento di facilitazione della partecipazione della cittadinanza, quindi non è più soltanto one way, ti informo, ma ti includo e ti do la possibilità di interagire. E allora però bisogna essere conseguenti, perché il passo successivo, che precisava come questa partecipazione possa concretamente esercitarsi, è stato tagliato. Questo passo diceva: questo secondo momento dovrà essere curato con attenzione nella versione cartacea, ma per le caratteristiche del mezzo potrà essere ampliato nell'edizione online, che potrà essere aggiornata dinamicamente secondo le modalità che verranno decise dal comitato di redazione. Quindi dico due edizioni, un'edizione cartacea nella fase di transizione e un'edizione online che dovrebbe diventare sempre di più l'edizione prevalente. Qui è adelante Pedro con giudicio. Pare che la versione online possa rappresentare soltanto la riproduzione digitale del giornale cartaceo. Posso chiedere per cortesia di fare silenzio? Grazie. Perdendo così tutte le potenzialità di interazione, quindi di reale partecipazione, che il web porta con sé. Questo fenomeno sta rivoluzionando il giornalismo, l'editoria e l'intero sistema educativo. Forse è il caso che la Giunta accetti che fatalmente dovrà coinvolgere persino il giornale di Corsi. Piano editoriale, articolo 5. L'incoerenza tra i principi generali e le scelte concrete si manifesta nell'impostazione limitativa proposta per il piano editoriale. Allora, la Giunta accetta infatti la formulazione introduttiva del punto C suggerita dalla Commissione, che dice: la restante parte del giornale riservata all'informazione, a favorire la partecipazione della cittadinanza, sia attraverso l'individuazione di rubriche di pubblico interesse e di pubblica utilità, che attraverso tante rubriche in relazione alle aree funzionali dell'interesse amministrativo della città, ma poi sopprimere drasticamente le parti successive in cui si precisano le forme di questa partecipazione. Infatti noi avevamo proposto, come commissione, più specificatamente, dovranno essere garantite una rubrica denominata vita della città e una rubrica denominata dialogo con la città, prevedendo uno spazio per le lettere al giornale con risposta degli amministratori, purché non siano anonime e sia identificato chiaramente l'autore. D. Uno spazio riservato all'informazione sulle delibere assunte dal Consiglio Comunale, con l'indicazione dei voti espressi dai vari gruppi politici e una sintesi delle relative motivazioni. È inutile, signori, il fatto di inserire la trasparenza dell'azione amministrativa tra gli obiettivi che il giornale intende perseguire, se poi non diamo informazione specifica rispetto a come ci comportiamo, che decisioni prendono i singoli gruppi all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, ci sono poi altri punti, ma veramente non vorrei tirarla troppo lunga, fondamentalmente. Credo che questi siano i punti fondamentali che mi interessa sollevare e rispetto ai quali desidererei introdurre un momento di dibattito aperto rispetto a questi temi. Oggi, in conclusione, l'innovazione tecnologica consente di attivare forme di democrazia partecipata, di cui questa è una, in fondo, delle più semplici da introdurre. Allora, la mia proposta era la proposta della Commissione, non del consigliere Masiero, era quello di superare il timore e di non rimanere legati ai canovacci dei giornaletti degli anni 70. Vorrei sapere perché queste proposte sono state accettate in via di principio, ma non poi nel loro snodo operativo. Grazie. La sindaca, prego. Allora.